Appassionati di calcio di Serie D, buonasera Daniele Emanuele e benvenuti al 18° appuntamento in stagione con il calcio di tutti. Siamo in diretta sul canale YouTube Daniele Emanuele, sul canale Facebook ufficiale di Notiziario Calcio e sul canale Twitch ufficiale di Notiziario Calcio. Per una puntata dove analizzeremo tutto quello che è successo nell'ultima domenica calcistica in tutta la Serie D, tutti e 9 gironi, e poi cercheremo anche con Ilario di dare alcune informazioni per quanto riguarda il calcio giocato, ma anche di calciomercato, che qualcosa si è mosso, soprattutto per quanto riguarda il girone C. C'è una panchina importante che è saltata, proprio ufficializzata nella serata di domenica, e poi parleremo anche dei probabili sostituti, perché in verità non c'è stata ancora nessuna ufficialità, ma crediamo di essere sulla pista giusta per potervi quantomeno informare nel corso di questa diretta. Come sempre potete interagire nella chat sottostante a questo video, ponendo le vostre domande, le vostre curiosità, anche con gli ospiti che parteciperanno tra poco, e successivamente potete anche scriverci sul numero di WhatsApp che vedrete appunto comparire in sovraimpressione tra qualche minuto. Intanto vado a dare la buona serata a Ilario Pensosi, nonché il nostro opinionista, ma anche direttore sportivo nella vita. Ciao Ilario. Ciao, hai sottolineato 3 aspetti importanti, altri cambiamenti di panchine, altri cambiamenti societari in corso e soprattutto inizio del mercato del Serie D che sarà per tante società importante per rinforzarsi, per salvarsi e per altri per tentare di vincere un campionato, poi lo vedremo in seguito. Eh sì, già detto qualcosa, allora io direi come sempre di iniziare per informare i nostri spettatori, magari qualcuno che non ha avuto tempo durante la domenica e anche a lunedì, di fare un summit per analizzare quello che è successo ai 9 gironi di Serie D attraverso la nostra consueta copertina. Poi rientriamo, iniziamo ad accogliere i primi ospiti e vediamo girone per girone quello che è successo con risultati classifica e servizi video. Copertina. Nel girone A cadono Chieri e Casale, Novara e Dertona ringraziano stabilendosi al primo e al secondo posto della classe. Nel girone B l'Arcona Tese viene bloccata sul pari dal Sona, dietro ne approfittano Setinova e Casatese, entrambe vittoriose di misura. Nel girone C l'Altignano strapazza il Cattolica in casa sua, mettendo la parola fine alla panchina dei Romagnoli occupata da Simone Lilli. Nel girone D il Rimini sbatte nel derby contro il Ravenna, con i Lentigioni che vincendo il derby all'inglese con la Correggese si porta a meno uno proprio dai biancorossi. Rossi. Nel girone E l'Arezzo cade a Poggi Bonsi venendo travolto da un poker, il San Donato invece fa la manita alla Pro Livorno e saluta a tutti. Nel girone F Trastevere vince in casa del Nereto, dietro la Recanatese non regge il passo venendo stoppata dal Porto d'Ascoli. Nel girone G cade per la prima volta in stagione Giuliano e al secondo posto si avvicina sempre più la Nuova Florida con una gara ancora da recuperare. Nel girone H risorge Bitonto, sale in vetta e Francavilla con l'audace Cirignola che proprio con il Bitonto segue a meno 1. A meno 2 invece la Casertana, travolta in casa dalla Marignanese con un sonoro poker. Nel girone I la Gelbison pareggia e la Lamezia vince e si porta a meno 2, e vince anche la Cavese, terza in classifica sul Real Aversa, portandosi a meno 6. Eh sì, tante vicissitudini in questa domenica calcistica. Allora, Ilario, io prima di analizzare, di vedere anche le consuete grafiche preparate dai colleghi di Notiziario Calcio, che saluto, vi ricordo sempre appunto di seguire il nostro sito, vado ad accogliere il primo ospite di questa serata. Trattiamo da subito il girone A e non a caso abbiamo come ospite Marcello Panuccio, responsabile scouting Saremese, che vedo collegato e lo accogliamo proprio adesso. Eccolo qui. Ciao Marcello, buona serata. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te. Allora, prima di appunto interpellarti, io direi di andare a vedere quello che è successo nel girone che ti vede protagonista, e poi vedremo anche la vostra partita con risultati e classifiche. Eccolo qui, ci aiuta la regia. Asti Caronese 1-2, Borgosese Casale 2-1, Brasse Stilevanti 3-0, Chieri Pondonaz 0-1, Città di Varese Sanremese 4-2, Gozzano Fossano 4-0, Imperia Vardo 0-1, Lavagnese Dertona 1-2, Ligorna Ticino 3-0, Novara Saluzzo 4-0. Ecco la classifica. Il Novara comanda a quota 28 punti, segue Dertona 26, Chieri Casale 24, Varese Sanremese 22, Borgosese Pondonaz 20 punti, Gozzano 18, Bra Vado 17, Ligorna Lavagnese Sesti Levante 15, Carronese Asti 13, Ticino 12, Imperia 11, Saluzzo 10, Fossano 8 punti.
Allora, Ilario, è stata una giornata davvero importante perché abbiamo lo sbarco in avanti di Novara e per l'appunto la sconfitta del Chieri in contemporanea con quella del Casale, ma al secondo posto sale soprattutto anche il Dertona, Ilario. Ma allora, il Bogosesa fa un'impresa col Casale che è una caduta, perché non mi aspettavo questo risultato, però è comunque un avversario, il Bogosesa è una squadra di categoria che può sorprendere in qualsiasi momento e batte 2-1 il Casale, che credo che farà altri rinforzi con l'avvento del campionato. Il Chieri perde, ma comunque rimane un grande campionato finora. E con Ponte Donaz che ha ribaltato profondamente il suo cammino all'inizio, ho pensato era penultimo, poi come ti disse l'altra volta ha cambiato tutto l'assetto societario e mister e si vedono i risultati. L'unica partita molto importante era Varese-Salamese, che era per me sono due squadre che possono fare tranquillamente i playoff in questo campionato, ed è stata una partita molto arrembante, molto aperta da tutti i punti di vista. I Gozzani tornano alla vittoria e apre anche uno scenario anche nel clima salvezza, perché 7-8 squadre possono oggi contendersi la salvezza. Il Dertona vince e si dimostra ancora più solido in questo campionato. E poi c'è Novara che viaggia e che è l'unica squadra società che al momento sta andando a un ritmo impressionante. In settimana c'è stato anche l'addio del direttore sportivo per degli scontri con il presidente, mi sa, secondo ultime voci. Credo che sarà un campionato molto divertente questo, perché sono 4-5 squadre in lizza per contendersi il campionato. Marcello, vedendo la classifica, questa sera ci siete anche lì comunque, va bene la forza del Novara, però siete al sesto posto in classifica, 22 punti contro i 28, l'importante è rimanere più in alto possibile, poi quello che succede, succede, lo deciderà il rettangolo da gioco. Ma io credo che in questo momento, nella parte alta della classifica, siano presenti le formazioni più attrezzate, no? Sia a livello puramente tecnico che a livello societario che di blasone. Sicuramente la nostra valuta del resto ci spiace molto perché poteva essere un ennesimo gradino che andavamo a fare, ma questo conferma di come sia comunque livellato il campionato, perché al di là forse di un paio di situazioni di società che sono un pochino più in difficoltà, per il resto comunque, come vedete, dei risultati al di là di la nostra partita, che era in effetti poi una gara di alta classifica, per il resto si può inciampare anche con tutte le realtà comunque che fanno parte del campionato. Sicuramente la volontà è quella di stare in alto per quanto ci riguarda. Squadra e società sono fatte per quello. Resta il fatto che appunto Novara, Casale, Dertona stesso, Chieri che sta facendo un ottimo campionato e il Varese con cui ci siamo scontrati domenica sono tutte realtà che possono dirla loro nella parte alta della classifica. Allora, farei una cosa. Intanto andrei a vedere proprio la partita che mi riguarda da vicino, Marcello Varese-Sademese, a cura dei colleghi di Pianeta Sademese. Il contributo filmato. Trasferta insidiosa per i biancazzurri oggi di scena al Franco Ossola di Varese. Scontro diretto in chiave playoff tra due squadre in salute che non vogliono assolutamente lasciare punti per strada per cercare di restare agganciati al treno delle battistrada. Saremese senza gli infortunati Maione, Pellicano e Scalzi. Andreoletti conferma l'11 capace di raccogliere 3 vittorie consecutive in campionato. Nella città di Varese assente per problemi muscolari Cantatore. Si rivedono in panchina di sabato e per la prima volta Cappai. La Sanremese parte forte e costruisce subito 2 pericoli dalle parti di Trombini. Al sesto angolo di Gagliardi, tiro di vita, la palla si stampa sul palo, forse con la complicità di una deviazione del portiere. Sul calcio d'angolo successivo Ferrari svetta di testa ma non inquadra la porta, palla al lato. I padroni di casa rispondono al 14esimo, angolo di Piraccini, testa di Mapelli, palla alta. La gara si sblocca al 19esimo. Fuga di Mamà sulla destra, cross in mezzo. Di Renzo ben appostato in area, fulmina Malaguti. Città di Varese in vantaggio. Lombardi ancora pericolosi al 27esimo. Premoli ha la palla buona sul destro, ma svirgola e mette sul fondo. Al 37esimo si rivedono i biancazzurri. Cross di Anastasia, testa di Ferrari, nessun problema per Trombini. 1 minuto dopo il Città di Varese raddoppia. Stavolta va via Tosi sulla sinistra. Palla in mezzo per Mamà che non sbaglia e fulmina Malaguti. Città di Varese-Sanremese 2-0. Al 40esimo Anastasia viene atterrato in area davanti a Trombini. L'arbitro Catanzaro lascia correre.
L'ultima azione degna di nota del primo tempo è un tiro ancora di Anastasia al 46esimo. Trombini si accartoccia e blocca. Si va al riposo con il Città di Varese avanti di due reti. Nella ripresa al primo minuto un tiro ciabattato di Mamà dalla destra è bloccato da Malaguti. Pochi istanti dopo, su un cross proveniente dalla destra, Ferrari di testa non arriva per poco all'impatto vincente con il pallone. Al 48esimo primo cambio acquista pace e rileva Aita. Al 52esimo poi Breiano prende il posto di Michailoschi. Al 56esimo Sanremese pericolosa, angolo di Gagliardi, testa di Ferrari, para Trombini. Un minuto dopo i biancorossi vanno ancora a segno con Mamà che riceve palla da Di Renzo e non lascia scampo a Malaguti con una conclusione secca e precisa che gonfia la rete. Città di Varese Sanremese 3-0. I matuziani non ci stanno e al 59esimo riaprono la contesa. Angolo di Gagliardi, Trombini esce male, Valagussa risolve la mischia e mette dentro il pallone. Città di Varese Sanremese 3-1. Al 65esimo il Città di Varese trova la quarta segnatura. Ancora con Di Renzo, bravo a sfruttare un pallone vagante dopo una prima conclusione rimpallata di Foschiani. Nulla da fare per Malaguti. Città di Varese Sanremese 4-1. Al 66esimo Andrioletti corre ai ripari. Orefice prende il posto di Vita. Al 75esimo Giacchino rileva Nouri. Al 78esimo la Sanremese riapre per la seconda volta l'incontro. Cross di Acquistapace, testa di Ferrari, palla nel sacco. Città di Varese Sanremese 4-2. All'85esimo Buccino rileva Anastasia. All'87esimo conclusione di Mapelli in acrobazia nell'area matuziana, palla alta non di molto. Al 90esimo infine tiro di Mamà, Malaguti blocca. Il match si chiude dopo 5 minuti di recupero. Finisce 4-2 per il Città di Varese, che coglie la terza vittoria consecutiva e aggancia in classifica proprio i biancazzurri, alla quinta sconfitta in campionato. Nel prossimo turno al Comunale è in programma il derby con l'Imperia. Ecco qui, rivediamo semplicemente i risultati appunto della domenica calcistica per fare il punto della situazione in virtù anche di quello che ci diceva il nostro ospite, diciamo, nella norma, a parte gli scivoloni appunto di Casale Chieri in questo turno, ma la classifica dice appunto che sono tutte là davanti, Novara, Dettona, Chieri, Casale, Varese e anche la Sanremese. Marcello, ti chiedo, in virtù anche del compito che rappresenti per la Sanremese, quanto è difficile svolgere questo ruolo soprattutto per una formazione di serie D? Ma guarda, ti dico la verità, da un lato sicuramente può avere le sue difficoltà, ma dall'altra parte poi è assolutamente stimolante, no? Devo anche dire che è un lavoro che svolgiamo non solo io, quindi comunque mi avvalgo di collaboratori per quanto riguarda il mio settore, la mia area, ma poi nel collaborare con il direttore tecnico Giannini o con Branca Tisano, responsabile estero giovanile, insomma comunque abbiamo ampio raggio sotto tanti punti di vista, insomma per quello che possa essere la prima squadra o le leve un pochino più giovani. Sicuramente la società non ci fa mancare nulla, quindi per quanto mi riguarda ho, ripeto, ampia libertà di manovra e ognuno delle parti in causa, insomma, crede nel lavoro dell'altro, quindi ci sono le difficoltà come è giusto che ci siano, dall'altra parte la volontà della società è proprio quella di andare a individuare dei profili sia sul territorio che all'esterno, diciamo, della nostra regione, che possano essere poi il futuro della Sanremese. Ecco perché comunque la Serie D deve essere giustamente anche una vetrina soprattutto per i giovani. Sei d'accordo tu? È una domanda che ho fatto spesso agli allenatori anche per ruoli delicati come ad esempio lo schieramento di un under in porta. Secondo te un ragazzo già così giovane può essere pronto per un ruolo così delicato? Perché in Serie D vediamo che quando si tratta di under di solito si seguono sempre due o tre ruoli precisi, il portiere, i terzini o comunque gli esterni di centrocampo d'attacco. Guarda, francamente la composizione della nostra rosa mi aiuta molto a risponderti, perché in questo momento noi abbiamo quattro portieri che compongono, insomma, la rosa degli estremi difensori di prima squadra, che sono tutti 2003, 2004, 2005, sono profili diversi, che hanno anche provenienza diversa, sul quale crediamo ciecamente. Chiaramente in questo momento sto giocando un po' Malaguti, ma ha avuto spazio Boli, abbiamo Piazzolla e Ferro, che sono due profili assolutamente di valore, quindi questo sta a testimoniare di come la società voglia operare e abbia operato.
resta il fatto che poi non abbiamo solamente in quella zona del campo degli under, perché poi abbiamo Acquista Pace, Nuri che sono due terzini, Aita Idem, Giacchino, insomma, Pellicano che purtroppo adesso è vittima di infortunio, comunque al di là di quelli che mi dimentico o meno, comunque abbiamo una situazione, diciamo, che va a coprire tutte le zone del campo, perché l'allenatore e la società sotto questo aspetto qua hanno assolutamente una visione comune di dare spazio ai giovani che devono essere ovviamente meritevoli. Andiamo a cercare la qualità, ovviamente. Ma è giusto che sia così, perché aggiungo io al tuo discorso, siamo in Serie D in questo caso, è giusto che venga dato questo spazio e che una società creda fortemente sui giovani. Credo che voi siete appunto l'esempio lampante, soprattutto in un girone dove ricordavi tu stesso che ci sono tante squadre che hanno comunque svolto un ruolo importante nella storia del calcio italiano, perché vedevamo prima la classifica, là davanti ci sono delle squadre che insomma non hanno bisogno assolutissimamente di presentazioni. Ti aspettavi, vedendo la classifica questa sera, a questo turno di campionato, di essere così in alto, o francamente siete andati oltre ogni aspettativa? No, bisogna essere sinceri e dire che ci aspettavamo tutti, anzi qualche punto in più, perché innanzitutto per quello che abbiamo sviluppato sul terreno di gioco, adesso domenica secondo me è stata una partita dove senza nulla togliere il valore del Varese, noi probabilmente eravamo un po' sottotono, siete sottotono sotto più aspetti. Resta il fatto che ci sono tante partite dove abbiamo fatto un ottimo calcio, fortunatamente ce l'hanno sempre riconosciuto tutti sui campi. E probabilmente ci aspettavamo qualche punto in più, fermo restando che poi, come dicevo prima, si può perdere punti o fare l'impresa poi su tanti campi, no? Noi paradossalmente, ripeto, abbiamo subito una sconfitta in casa con la Lavagnese, seppur in modo rocambolesco, perché comunque c'erano stati veramente tanti episodi particolari in quella partita, e poi siamo andati a sconfiggere il Novara, che poi insomma è quella che in questo momento è la tiene, insomma, diciamo, pare abbia giustamente, insomma, in favore del pronostico, e l'abbiamo sconfitta giocando un ottimo calcio, ecco. Sì, sono d'accordo per quanto riguarda la tua valutazione. Ilario, se volevi porre anche tu una domanda a Marcello, poi lo lasciamo No, andare. io so di tutto di questa società perché la conosco da più di 5 anni, conosco le potenzialità e la solidità economica che hanno, oltre ad essere una piazza di calcio. Hanno sempre mostrato di fare campionati importanti e per tanti anni, mi ricordo un campionato con Seregna, hanno sperato la promozione, per cui hanno sempre fatto campionati di alta classifica. Hanno un filo lombardo perché hanno un mister Andreoletti che proviene dalla Lombardia, ha fatto ottimi campionati a Seregna, in Veruno, che Manuele si metterà a ridere, ha allenato mio cugino a Seregno, Luigi Vidale, per cui a Seregno, ed è vero. Poi hanno Acquista Pace che proviene da Seregna, hanno Maglione, hanno Gagliardi, hanno Vallacus ex Foggia Caratese, hanno Scalzi che è rimasto lì, hanno Youssef, un 2001 molto competitivo. Poi hanno un giocatore del mio prodotto, il Marcello, non lo sa, ma Antonio Revice è della mia scuola calcio, classe 2000. Lui è stato proprio cresciuto nella mia società che si chiama Crispano Calcio da 6-14 anni. Poi fu preso dal Latina, poi ha fatto tutto il percorso Benevento, Paganese, Aversa. Poi ha fatto 2-3 campionati eccezionali con Giuliano. Allora non è arrivato a Giuliano. Per cui hanno un mix di under importante, di over importante, credo che gli mancano quei 3, 4, 5 punti in più in questo campionato, e credo che loro possano ambire nei primi due o tre posti, se non ambire anche al primo posto. Poi il campionato di Serie D è talmente complicato che dipende anche dalla serie di condizioni preponderanti. Poi sono i casi Covid, anche quest'anno, per cui. Aspetta, aspetta, in maniera telegrafica sintetizziamo, perché in base agli spunti che mi stai dando tu, in base a quello che ha detto anche Marcello, Marcello, la domanda nasce spontanea a questo punto, perché la Sanremese, io parlavo prima di squadre che comunque hanno fatto la storia dei calci italiani in questo girone, però anche voi avete rappresentato comunque per anni la Serie C, questo è un dato di fatto. Voglio capire con te, c'è questa possibilità appunto attraverso i giovani, la società vuole puntare nuovamente al ritorno nel calcio che conta tra qualche anno, perché no, da subito. Guarda, Avete quello che preparato? dice... no, no, Prego, no, prego. quello che diceva Ilario sicuramente è vero. Abbiamo una squadra che ha un giusto mix, no? Sia nei giocatori più esperti che in quelli più giovani. L'obiettivo del presidente Masu, da quando, diciamo, comunque ha acquisito la società, è stato sicuramente quello di tornare
nel professionismo, che è un qualcosa che manca a questa piazza da tanto, forse troppo, e unitamente diciamo, sviluppare quello che era il settore giovanile della Serie Mese diciamo, a livelli importanti, che poi sono due cose che viaggiano di pari passo, perché chiaramente poi nell'affrontare il professionismo ovviamente devi avere comunque il settore giovanile all'altezza della situazione. Per quanto ci riguarda, la volontà è sicuramente quella di cercare di migliorare il campionato dell'anno scorso, perché comunque si viene da un quinto posto, quindi da comunque aver affrontato i playoff, quindi la volontà è quella di essere sicuramente, di cercare di fare, no? Nel possibile quello che possa essere un'annata migliore di quella dell'anno scorso, seppure era già stata importante. Perciò sicuramente ci proviamo, la volontà è quella, insomma, di tutta la parte tecnica, dello staff, di tutta l'area tecnica, del presidente, del direttore generale, insomma, tutti quanti abbiamo un volere comune, che è quello che di fare bene. Poi, quando riusciremo a raggiungere questo obiettivo, insomma, prima è, meglio è, questo banale a dirsi, ma è importante comunque avere una struttura solida e forte. Ti ringrazio per queste indicazioni, anche perché mi hai dato spunto per rivolgerti alcune domande quando pochi giorni prima di Natale vorremmo appunto fare un approfondimento dedicato a questo campionato, anche parlando soprattutto di giovani. Credo che tu possa essere una delle persone più indicate per appunto partecipare. Ti strappo una promessa, spero che al prossimo invito ci sarai nuovamente e intanto in bocca al lupo a partire già da domenica. Grazie ancora Marcello. Vi ringrazio a voi per l'invito, sicuramente avrò piacere, qualora ne aveste anche voi, di partecipare la prossima volta. È stato un piacere, quindi ripeto, vi auguro una buona serata e a risentirci presto. Grazie ancora. Ebbene, Grazie a te. abbiamo conosciuto anche la realtà della Sademese. Rimani fermo perché prima di andare a cogliere tutti e due gli ospiti del girone B, guarda il prossimo turno con me, Serie D, girone A, ricordiamo si gioca Casaleghieri. Bravo. Carronese e Borgosese, Casale Chiri abbiamo già detto, ma anche Dertona Anche Brai. Ponte Donna Znovara, non è male come partita, però Casalechieri Vabbè, l'hai già viaggia scelto. tutto su un altro fronte. Va bene, è già scelto, quindi non ti porgo altre domande. Va bene. Andiamo adesso ad accogliere gli ospiti per quanto riguarda il girone B. Rolando Lorenzi, DS Brusa Porto Calcio, eccolo qui. Lo facciamo subito, lo aggiungiamo. Buonasera, direttore. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. E poi vado ad accogliere con molto piacere anche Giovanni Capobianco, DS della Folgore Caratese. Eccolo qui, Giovanni. Buonasera, direttore. Buonasera, Buonasera. buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, è un girone B particolare. Prima vorrei vedere assieme a voi quello che è successo nell'ultimo turno di campionato e poi mille curiosità da chiedervi insieme ad Ilario perché è un girone molto molto affascinante anche questo. Allora, andiamo a vedere risultati e classifiche. Arconatese Sona 1-1, Breno Castellanzese 1-1, Brianza Oginatese City Nova 0-1, Caravaggio Virtus Bergamo 0-0, Casatese Ponte San Pietro 4-1, Crema Legnano 0-1, De Senzano Brusaporto, vedremo tra poco il contributo firmato 1-1, Folgore Caratese Visnova Giussano 2-1, Franciacorta Villa d'Almè 1-0, Real Calepina Leon 0-1. La classifica dopo quest'ultimo turno, eccola qui, ci aiuta la regia. Arconatese al comando a quota 28 punti, City Nova segue 26, Casatese 25, De Senzano 24, Legnano 23, Folgore 22, Sona 20, Virtus Cicerano 19, Brusaporto, Sporting Franciacorta, Leon 16 punti, Breno, Brianza Orginatese 15, Real Calepina, Caravaggio 13, Ponte San Pietro, Crema 12, Castellanzese, Villa Valle 11, Visnova Giussano chiude la classifica a quota 10 punti. Allora, inizierei dal DS del Brusaporto. Rolando, è un Sì. campionato questo difficile, lo diciamo subito. Volevo capire anche da parte vostra quali sono state le difficoltà reali da qui, dall'inizio della stagione fino a questo momento. Beh, innanzitutto è un campionato dove sapevamo che c'era molto equilibrio, soprattutto nella parte centrale della classifica. Sapevamo anche che c'erano 4-5 realtà. Già quest'estate, che avrebbero giocato per una posizione di alta classifica e stanno rispettando in pieno i valori detti. Noi siamo partiti veniamo da un campionato passato fatto, secondo me, molto positivamente. Volevamo ripetere la stagione dell'anno scorso, siamo sulla falsariga. In quel momento qua dal campionato scorso, il nostro obiettivo principale è quello di salvarci il prima possibile, anche perché siamo una realtà
piccola, siamo una realtà che è al terzo anno che fa la categoria, quindi sappiamo tutte le difficoltà di questo campionato che soprattutto quest'anno è molto equilibrato, insomma. Mi trovi d'accordo, per questo che ti ho fatto questa domanda in virtù proprio del riferimento con la passata stagione. Sono d'accordo anche sul fatto che sia un campionato ancora più complicato. Giovanni, infatti anche a te volevo capire le ambizioni della Folgore. Dove volete arrivare in questa stagione, Giovanni? Guarda, diciamo che noi quest'anno, anche, come ti ribadisco un po' quelle che sono state le dichiarazioni pubbliche fatte anche dal nostro presidente Crisciriello, che come dire, non si è tirato indietro rispetto a quelle che sono le responsabilità assunte in virtù anche della squadra che si è costruita insieme e soprattutto dell'investimento fatto. La Folgore punta ai vertici della classifica. Vedo molto spesso tra i colleghi una sorta di scaramanzia nell'avere difficoltà a pronunciare realmente quelli che sono gli obiettivi. Io ricordo lo scorso anno quando mi veniva chiesto in trasmissioni analoghe a questa quale fosse l'obiettivo della Folgore e in maniera sincera dichiaravo che l'obiettivo era quello di una salvezza facile e eventualmente puntare ai playoff. Quando poi non si sono raggiunti i playoff lo scorso anno, qualcuno ci ha visto un po' come una squadra, diciamo, il cui voto finale è risultato essere insufficiente. In realtà noi avevamo perfettamente raggiunto quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio campionato. Ovviamente siamo stati in alto in classifica lo scorso anno per un lungo periodo e forse è stato quello ad aver illuso un po' troppo quelle che erano le aspettative degli altri, non le nostre. Beh, Giovanni, io credo che comunque con la programmazione, come appunto stavi raccontando tu, ogni anno è giusto anche alzare un po' l'asticella. Infatti, facendo anche il riferimento al tuo discorso, era quello che avevo precedentemente cercato di comprendere attraverso la domanda che ho fatto al collega Rolando Lorenzi, appunto anche le ambizioni del Brusaporto in questa stagione. Credo che con la programmazione voi l'avete sicuramente avuto, vi siete tolti le vostre soddisfazioni. Potete raggiungere i risultati a cui ambite. È chiaro che ci può stare una stagione dove comunque si parte con un obiettivo, poi a un certo punto della stagione ti trovi anche in alto, magari più in alto di tutti, e l'importante è comunque avere sempre le idee chiare e precise. Io credo che comunque questo tutti quanti ve lo possano riconoscere, insomma, Giovanni, quindi non avete da dare giustificazione a nessuno. Sì, Ecco. il calcio è credo che sia tra gli sport aleatori, quello in cui esiste il più alto numero di variabili che possono condizionare Esatto. un risultato o un'intera stagione. Cioè, ridendo e scherzando, sono tantissimi i fattori, dal clima, dagli infortuni, dagli errori che noi direttori possiamo commettere. Molto spesso alto investimento non coincide necessariamente con risultato. È chiaro che però nel momento in cui si ragiona su un percorso a lungo termine, la programmazione fa la differenza. Si può Esatto. sbagliare un'annata, ma nel lungo periodo poi si risulta essere vincenti e gli obiettivi si raggiungono. Mi trovo assolutamente d'accordo. Invece, Rolando, a te ti vorrei chiedere, facendoti vedere Sì. anche le immagini, ci aiuto alla regia, un po' di raccontarmi questa partita dove siete stati protagonisti voi domenica. Che partita è stata? Vedendo anche le immagini, ci aiuta adesso la regia. Ma sicuramente è stata una partita molto complicata, lo sapevamo, anche perché affrontavamo una delle candidate, alla vittoria finale. È stato un primo tempo dove ci ha visto un po' più propositivi, siamo andati anche in vantaggio con una bella azione, un bel gol di Iori che è stato bravo a ricevere palla su un errato disimpegno del portiere e poi abbiamo contenuto bene nel secondo tempo, logico che la pressione della Calvina si è fatta più insistente, abbiamo fatto più fatica e dopo sono stati bravi a trovare un pareggio con Aliu, sicuramente il giocatore loro più pericoloso con un colpo di testa e da lì siamo rimasti in 10, siamo andati in affanno e devo dire che si aspettava da un momento all'altro il gol della Calvina che
poteva starci, gli è andato un rigore secondo me molto generoso, cercato in maniera molto furba dallo stesso Aliu, che poi lo stesso ha sbagliato lì, probabilmente hanno perso un po' di speranze. Abbiamo fatto gli ultimi 10 minuti comunque ancora in sofferenza, anche se, ripeto, la squadra è stata brava a soffrire e riuscire a portare a casa questo punto che è molto importante per noi. Rolando, tu dicevi prima giustamente, conosciamo il valore del Senzano, ci mancherebbe altro, però a questo punto della stagione qualche punto che a tuo modo di vedere è venuto a mancare in qualche altro match c'è stato, o comunque alla fine dei conti, in base ai punti che avete oggi, a quest'ora, avete raccolto quanto il massimo a tuo modo di vedere? Allora, io penso che tutti abbiano da recriminare. Io onestamente, nelle ultime due partite casalinghe, con Legnano e con la Castellanzese, non abbiamo raccolto niente, avremmo meritato molto di più. Mentre nelle ultime due trasferte con Casatese e proprio Desenzano domenica, abbiamo fatto due buone partite, anche se devo essere sincero, sia la Casatese ha sbagliato il rigore dal possibile sorpasso, e lo stesso Desenzano, quindi secondo me si è un po' compensata quelle ultime quattro giornate. Il rammarico è un mese fa, quando a un quarto d'ora dalla fine vincevamo Olginate 2-0, prendendo un gol che riemesso in gioco l'Olginatese un po' rocambolesco, che li ha portati poi a pareggiare nel recupero. Ecco, l'unico rammarico che ho io sono quei due punti in più lì di Olginate, che potevano portarci a 18, che sarebbe stata secondo me la classifica che ci meritiamo, insomma. Ecco, l'importante è questo. Mi piace, Rolando, perché sei molto scritto e molto diretto, come lo è anche Giovanni. Giovanni, allora io ho proprio pronto una domanda per te. Togliamo un attimo la situazione Covid, che sappiamo tutti che ci ha complicato maledettamente le ultime due stagioni calcistiche. Ti piace questa idea quest'anno di avere... tolta la parentesi di un mese, perché si è chiuso da un mese, ma riapre subito, questo mercato sempre aperto? Quest'idea del mercato sempre aperto è una cosa alla quale ormai ci stiamo abituando, nel senso che come se effettivamente il mercato non sia durato, non ci sia stato soltanto il mercato estivo, ma è un mercato quasi di 12 mesi, se consideriamo anche la scorsa stagione in cui c'è stato un mercato lunghissimo. Io, come dire, non sono... favorevole al fatto che il mercato sia aperto a campionato iniziato, cioè nel momento in cui vengono dettate delle regole, anche se la riapertura è molto vicina. Io credo che l'errore sia quello di quest'anno è stata una necessità effettivamente, in cui si voleva aiutare comunque le squadre che erano fallite, insomma avevano avuto problemi insomma con la giustizia sportiva, e era giusto consentire una parentesi un po' più ampia. Ma così lunga, arrivare addirittura a mantenere il mercato aperto con i campionati che sono iniziati, secondo me può creare un po' di come dire, è un aspetto un po' che va a falsare qualcosina. In che senso? Nel senso che ci sono squadre che si trovano a giocare le prime di campionato contro un avversario, e lo stesso avversario magari si potenzia nel giro di una settimana. Esatto. Questo è un aspetto che sicuramente non condivido. Poi la riapertura a dicembre, che è necessariamente vicina alla chiusura della finestra precedente, insomma, è una cosa che sostanzialmente ci può stare. E Giovanni, mi approfitto anche della tua presenza per chiedermi una cosa. Rimango su di te, poi vado anche su Rolando per avere una risposta anche... Il mio commento a caldo, e ancora tutt'oggi sono passati degli anni ma continuo a pensarla sempre uguale, è quella che le cosiddette seconde squadre, adesso al momento c'è solamente la Juventus in Serie C, tolga la possibilità a una squadra di Serie D di coltivare un sogno. Voi siete d'accordo onestamente con la presenza di una seconda squadra in Serie C, Giovanni e poi Rolando? Io sono totalmente contrario, ritengo che il binomio prima squadra, primavera o juniores sia sufficiente per dare il giusto spazio alle società di poter sviluppare proprio il settore giovanile. L'altro giorno commentavo col mio direttore generale Borgonovo un aspetto che mi incuriosiva, no? Nel vedere Caio Giorgio che passa tranquillamente dalla Serie A alla Serie C come se nulla fosse,
Non conoscevo questo aspetto regolamentare, questa possibilità riconosciuta alle squadre che sono in possesso di una seconda squadra. E anche questo è un qualcosa, insomma, che viene consentito, ma che secondo me non è del tutto condivisibile. Sono d'accordo. Rolando, tu invece come la pensi? No, condivido anch'io quello che ha detto Giovanni, nel senso che secondo me basta una prima squadra, basta e avanza, basta la juniores, poi fare le seconde squadre. Vedo che a parte la Juve non ci sono altre realtà, quindi mi sembra una cosa un po' eccessiva che va a penalizzare soprattutto società che hanno ambizione di fare professionismo, insomma. Toglietemi un attimo un'altra curiosità a tutti e due, iniziare questa volta Rolando e poi voglio sentire Giovanni. Invece siete d'accordo con la sparizione della vecchia Serie C2? Io ho partecipato anche come ufficio stampa, allora ero a Sant'Arcangelo, mi sono ritrovato praticamente con la nuova riforma della Serie C, una squadra che non era attrezzata con l'impianto a doversi in fretta e furia attrezzarsi per poter fare il campionato di Serie C, perché allora era stata tolta la C2, era divenuta C unica. A mio modo di vedere, per come ho analizzato io la situazione calcistica in Italia, per quello che ho studiato, per la mia passione e tutto, a mio modo di vedere questa Serie C2 manca, nel senso che realtà come le vostre, dalla Serie D salire subito in un palcoscenico professionistico come la Serie C, dove ci sono tante squadre che oggi molti non lo dicono, ma non hanno uno stadio, hanno in verità un campo sportivo, mi sembra troppo. Non ci stanno con le spese, non riescono a starci nei tempi. Molte volte le vediamo che giocano in una città vicino o in un campo vicino, quindi non hanno neanche la possibilità di giocare nel loro stadio. Secondo voi questa C2 è venuta a mancare facendo un bilancio degli anni in cui non esiste più, oppure va bene così, accettiamo la Serie C Elite, la Serie D Elite, come vuole fare Gravina? Rolando e poi Giovanni. Allora, secondo me il passaggio dalla Serie D alla C adesso è un passaggio, comunque è un salto importante. Come hai detto te, prima di tutto devi avere la struttura societaria, lo stadio, che prima magari facendo solo il salto dalla Serie D alla C2 era meno problematica. Io comunque sono dell'idea che non sarebbe male comunque che ci fosse ancora una categoria di mezzo come c'era allora la C2, che possa consentire alla società di fare comunque una programmazione più tranquilla e dare la possibilità a tutti di poter fare la C in maniera più tranquilla, insomma. Giovanni, vorrei anche il tuo parere. Sì, condivido il pensiero, soprattutto per il fatto che ci sono moltissime realtà di Serie D che si trovano, moltissime piazze di Serie D che chiaramente meriterebbero un trattamento diverso, ovviamente nel discorso che facevi tu, in riferimento a quella che era la vecchia Serie C2, cioè la vecchia Serie C2 dava comunque delle garanzie a livello contrattualistico. Il dilettantismo per molti è soltanto un'etichetta, cioè ci sono molte realtà di Serie D che meriterebbero una tutela maggiore, e ovviamente con il numero ridotto delle squadre, l'eliminazione della Serie C2, grandissime piazze, società importanti si sono ritrovate invece a fare del dilettantismo, con tutte le conseguenze negative che ne conseguono. Io sono assolutamente favorevole ad un'estensione, ad un ampliamento dei campionati professionisti. Io ho letto qualcosa recentemente in cui si parlava di una riforma che contemplava proprio qualcosa del genere, insomma, con un ampliamento di come dire, la creazione di una vecchia Serie C2 e un incremento, insomma, delle squadre, e un aumento dei gironi delle squadre di Serie B. Cioè, bisogna incrementare l'aspetto del professionismo e eliminare invece quelle che sono le scarse tutele che caratterizzano invece il dilettantismo. Assolutamente d'accordo con le vostre considerazioni. Giovanni, rimango su di te, perché Alberto Frivella, che ci segue sempre, ciao Alberto, grazie, ci dice, ti pone una domanda. Al DS Capobianco volevo chiedere se c'è l'intenzione della Folgore di trattenere fino a fine stagione Talentino 2002 Rashid Kouda. Cosa vuoi fare, Giovanni? Lo tratteniamo o non lo tratteniamo?
Rachid Kouda è un valore aggiunto oggi per la società, oltre che un asset societario. Quindi queste sono due cose che hanno entrambe la stessa importanza. Io credo che non ci sia in categoria un 2002 forte tanto quanto Kouda. Una società ambiziosa come la Folgore, che vuole vincere il campionato, può fare a meno di Kouda soltanto laddove arrivi un'offerta irrinunciabile. Se dovessi ragionare egoisticamente, per quelli che sono i miei obiettivi personali, i miei obiettivi intesi come rappresentante della società, Kouda lo terrei fino a giugno sicuramente, ma è chiaro che il mercato poi può ovviamente farmi cambiare idea. Allora, con voi vorrei vedere il prossimo turno, così analizziamo anche le sfide. Brusa Porto, Folgore, Caratese, quindi c'è, siete contro, e vi chiedo appunto le difficoltà di questo match viste da una parte e viste dall'altra. Rolando? Beh, sappiamo il valore e la forza della Folgore, che è una squadra anche lei costruita per fare un campionato di vertice. Siamo consapevoli della partita che ci aspetterà, però ripeto, dopo due partite negative in casa, come dicevo prima, solo per il risultato vogliamo tornare a far punti, perché abbiamo bisogno di tornare a far punti, soprattutto in casa nostra, insomma. Giovanni, la risposta? La partita Brusa Porto è una partita complicatissima, a mio avviso. Il Brusa Porto è una delle poche squadre che è riuscita a fare punti quasi con tutte le squadre di alta classifica. Ovviamente mi aspetto che domenica questo trend non venga confermato. Sono una squadra molto interessante, credo che il direttore abbia creato un gruppo che presenti degli equilibri un po' in tutti i reparti. Ha giocatori di, come dire, un mix di vecchi e giovani, e tra l'altro anche qualche giocatore che avevo provato a sondare quest'estate, quindi io ho una stima enorme nei confronti del Brusa Porto, è una squadra che a me piace moltissimo. Giovanni, solo una cosa, facendoti vedere adesso la classifica, ci aiuta la schermata, dimmi anche tu se alla Folgore manca qualche punto in classifica in virtù appunto delle gare giocate in passato, e vedendo la classifica a questa sera alle ore 20:38. Guarda, la domanda è difficile, nel senso che se devo ragionare sul potenziale della squadra, sì, posso dire che forse ci saremmo aspettati di avere qualche punto in più. Se devo ragionare invece su quella che è la Folgore attuale, cioè una squadra in cui molti dei top player hanno saltato il ritiro perché in virtù del mercato lungo sono stati presi praticamente negli ultimi giorni di mercato. Quindi con una squadra che si è amalgamata nel tempo, c'è stato un cambio di allenatore, ci tengo a sottolineare che entrambi gli allenatori sono due allenatori di alto livello, sia Gioi Commisso che Emilio Longo, che poi lo ha succeduto. E posso dirti che c'è stata qualche partita un po' sfortunata, ricordo in particolar modo Breno con qualche occasione in cui non siamo riusciti a fare quello, abbiamo potuto portare a casa i tre punti. Insomma, oggi credo che la Folgore meriti i punti che ha, anche perché ad oggi non ha ancora espresso tutto il proprio potenziale. Io vedo dei margini di crescita della mia rosa e, insomma, ora come ora i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Assolutamente sì, Ilario, ti faccio i complimenti perché sono due direttori sportivi, due persone molto molto interessanti, molto dirette, schiette, che ci dicono... Ma io conosco bene entrambi, perché da quando sono a Milano, la prima squadra che ho conosciuto è la Folgore, e dal primo avvento con Cicciu e Siciliano come allenatore e direttore, per cui il presidente ha fatto sempre investimenti importanti, perché è un appassionato di calcio e vuole ambire ai professionisti con la Folgore. Ha un centro sportivo invidiabile a pochi, credo che nel programma Centro Nord nessuno ha il centro sportivo alla Folgore, che ha delle potenzialità assurde, ha delle risorse economiche assurde, ha una famiglia dietro che fino a quest'anno godeva anche del Novara, ora sape la storia del Novara, per cui ora c'è solo la Folgore, però loro avevano questa possibilità di essere anche insieme a Novara, di aver una due realtà importanti. Hanno un settore giovanile importante, difatti loro hanno 3-4 elementi della prima squadra che provengono dal settore giovanile, e hanno tutti i requisiti, ha detto bene il direttore, per vincere il campionato, ma mai come quest'anno lo devono tentare in tutti i modi, perché è talmente equilibrato che non c'è una vera e propria reale protagonista,
e credo che hanno tutte le carte in regola. Hanno degli elementi importanti, ha detto bene, hanno preso all'ultimo, tra cui Gomez e Lofaso, che gli possono dare quel tasso in più per vincere il campionato. Hanno anche degli altri importanti, quello che avete detto ora è stato un loro elemento di valorizzazione. L'anno scorso ha fatto la Primavera a Cagliari e poi è tornato alla Folgore, e poi hanno anche in gomma, che l'hanno valorizzato, l'hanno portato ai professionisti, quindi loro hanno un percorso proprio multidisciplinare completo, che dalle giovani fino agli over hanno un criterio sempre selettivo. Poi hanno iniziato con Mister, che aveva fatto una stagione super strepitosa l'anno scorso con il Bernogion, arrivando secondo. Può darsi qualcosa non è andato, ci può stare nell'ambiente come la Folgore. Hanno ripreso Mino Longo, che già stava l'anno scorso, che rappresenta una certezza per loro. È Bruce Laporta, uno dei migliori direttori della categoria, che conosce questa serie di a memoria, la vive non so da quanti anni, e ha fatto un ottimo percorso. Io conosco da tempi del Caravaggio, dove ha fatto altri 3 anni veramente importanti, che ha portato questa realtà a livelli veramente alti. Con Bruce Laporta ha una famiglia Comotti che è una famiglia veramente seria, e che conosce solo le vere potenzialità. Ha ragione a dire che rispecchia il campionato che hanno fatto, perché più quella posizione che hanno ora è quella che loro si aspettano di avere fino a fine campionato. Poi può darsi che vogliono crescere pian piano. Hanno un buon settore giovanile che comunque è limitrofo, però comunque possono fare ciò che vogliono. Lui è bravo perché in qualsiasi realtà che va sa cosa può fare e cosa non può fare. Quello è, credo, è una delle sue caratteristiche principali che lo contraddistinguono. Invece Capobianco è un ottimo direttore che si sta affermando, ha una società che gli consente di fare tanti passi importanti, per cui spero che gli auguro un'ottima carriera come direttore. Giovanni, ti ha fatto una descrizione perfetta anche di te, Rolando, e quindi a me non mi rimane che aggiungere questo. In bocca al lupo già la domenica prossima per entrambi, che sarete appunto protagonisti nello scontro diretto, e spero di Per sempre. entrambi, per entrambi è difficile. Esatto, Facciamo segno X, così mettiamo d'accordo tutti, anche Giovanni, da quello che ho capito, vuoi sempre vincere, stessa cosa Rolando, non so come ci potremo mettere d'accordo, vedremo, lasciamo la risposta al campo che è sempre quello che dà appunto il verdetto finale. Vi strappo una promessa anche a voi, veramente nessuna svelinata, ma mi piace dire le cose che penso sempre. Due piacevole persone, due direttori che oltre alle competenze che citava Ilario, ho il piacere di conoscere per la prima volta, e quindi vi invito anche nel giro di ritorno, se è possibile, ad avervi nuovamente in una puntata con me e Ilario per poter fare il punto della situazione, magari nei mesi più caldi della stagione dove si sta per definire il campionato. Quindi Giovanni, te la strappo a te, la strappo anche a te Rolando. Sicuramente, io volevo ringraziare Ilario che è stato troppo gentile nei miei confronti, volevo ringraziarvi per l'invito e sicuramente anche la prossima volta aderirò molto volentieri, insomma. Grazie Rolando, Giovanni. Vediamo se te la strappo questa promessa. No, prendo l'impegno anche io, è stato un piacere, mi sono divertito. Grazie ancora. Fornite un ottimo servizio, grazie a voi. Grazie ancora, ancora in bocca al lupo per entrambi per il campionato. Grazie ancora. Ebbene, Ilario, abbiamo conosciuto due piacevoli realtà in questo collegamento per quanto Queste riguarda sono il. realtà che possono fare tanto, anche per la prossima serie di League, se ci sarà, però possono fare tanto. Sono due belle realtà, sì, possono fare tanto, sono d'accordo con te, hai detto anche delle cose importanti perché comunque è giusto alzare l'asticella per ambedue. Io vedevo da una parte Rolando che era un pochino, rammaricato perché non stava ripetendo il campionato lo scorso anno, poi l'ha messo anche lui, secondo me mancano 2 punti, ricordava anziché 16 forse ne potevamo avere 18, e stessa cosa dall'altra parte Giovanni, molto, molto ambizioso, e così il calcio è questo, bisogna credere appunto. Saluto, ho visto tra Dadalt che Sì, Dadalt. gioca, il giocatore De Vigo alla Lamezia, lo saluto, uno dei giocatori forse Lo di salutiamo. categoria che fa la differenza, ha vinto tanti campionati alla Turris Allora, e ora sto alla Lamezia, spero che ripetere la stessa impresa. saluto anch'io, però adesso mi devi promettere niente parenti, niente fratelli, niente No, sorelle. no, Passiamo subito no, no. al calcio, aumentiamo un po' il ritmo perché la rendiamo più dinamica la trasmissione, perché adesso abbiamo accolto Sì. tutti gli ospiti. Iniziamo dal girone C, velocissimo con la Sì. regia, eccolo qui.
sta arrivando Caldiero Terme Cartigliano 1-3, Cattolica Arzignano 0-6, che è costata la panchina a mister Simone Lilli. Ci sono novità per quanto riguarda i Cattolica: Cialinese Munzano, Montebelluna 1-2, Delta Porto Tolle Ambrosiana 0-1, Dolomiti Bellunese Adriese 1-1, Levico Terme San Martino Speme 1-0, Luparense Este 0-0, Mestre Campodarsego 0-3, Spinea Unione Claudiense 2-4. La classifica dopo quest'ultimo turno, eccola qui, ci aiuta sempre la regia. Arzignano a comando a quota 28, segue la Claudiense 23, Luparense Adriese 21 punti, Campodarsego 20, Levico Terme 19, Cartigliano 18, Munzane, Dolomiti Bellunesi 17, Delta Porto Tolle 16, Caldiero Terme 15, Montebelluna Mestre 14, Este 10, San Martino 7, Ambrosiana 6, insieme a Cattolica Spinea 5 punti. Analizziamo questa giornata in maniera molto veloce con l'immagine anche Analizzo che l'Arzignano Campi ha ripreso il suo cammino di marcia rifilando 6 palloni a Cattolica. Ha detto bene che il direttore il mister è andato via Lelli e si pensano due profili ora più quotato, mi sa che è Soave, ex Cadero Terme, forse è una scelta che può indovinare perché è un allenatore che conosce la categoria, però so che c'è anche l'Ambrosiana che lo vorrebbe, e poi c'è un mio amico Vullo che l'anno scorso ha fatto bene con la vecchia Cattolica. Credo che domenica ci sarà una soluzione interna, poi tutte le grandi vincono, però c'è questo Messa che non riesco a capirlo, che ha una discontinuità di risultati anche se affrontava il Campo d'Arso, che comunque è una predilice di questo campionato, e poi c'è Arzignano Campo e Codense che viaggiano a ritmi impressionanti, e le altre che susseguono, che hanno un passo in meno, però che sono comunque lì pronti a recuperare punti di eventuali passi falsi di queste due corazzate. Poi nella salvezza, il Cattolico, nonostante questa sconfitta pesante, può ancora dire la sua, perché la salvezza è ancora un discorso aperto in questo campionato. Assolutamente sì, l'unica cosa che mi permetto di aggiungere rispetto ai nomi che hai fatto tu sulla panchina, assolutamente d'accordo con i due nomi, c'è anche una terza scelta che è presa in considerazione, però è da qualche anno fermo, che è quella di Attilio Bardi, che ha fatto molto bene in Romagna, soprattutto nei tempi passati con il Forlì, guidandolo anche in Serie C. Questa è la terza scelta al momento, i primi due sono appunto i nomi che è fatto precedentemente. Mentre vediamo appunto le immagini che scorrono, la vittoria della capolista addirittura per 6-0, una piazza importante che per la prima volta conosce il girone C, l'unica romagnola penalizzata. Ci sono molti lamentati i tifosi del Cattolica la scorsa estate, c'era stata una polemica proprio con la decisione della Lega di eliminare l'unica squadra romagnola dal girone D e appunto intrometterla, inserirla nel girone C. Un girone che per appunto è guidato in questo momento dall'Arzignano, lo vedete dalle immagini, una squadra molto forte costruita appunto per la vittoria finale che punta al ritorno tra i professionisti, dove fu protagonista tra l'altro rimanendo in Romagna anche in un girone complicato con il Rimini di qualche stagione fa. Ebbene, allora, caro Ilario, rientriamo in studio perché andiamo a vedere adesso il prossimo turno per quanto riguarda appunto questo girone. Qui ci sono ancora i risultati della domenica calcistica, questo invece è il prossimo turno, eccolo qui. Adriese Cattolica, Ambrosiana Caldiero Terme, Arzignano Levico Terme, Campodarsego Cialis Muzan, Cartigliano Dolomiti Bellunesi, Este Spinea, Montebelluna, Delta Porto Tolle, San Martino, Luparense, Unione Claudiense, Mestre. Quale scegliamo? Codense Mestre è bella partita perché può dare uno sviluppo al loro cammino, oppure anche Montebelluna Delta Porto Tolle, un'altra partita che si potrebbe susseguire. Ci sta. Allora, andiamo a vedere adesso il girone D. Qui si è giocata la 13ª giornata. Atletic Carpi, Alcione Milano 1-0, Bagnolese Real Forte Corceta 2-1, Forlì Progresso 1-0, Ghivi Borgo Agnanese 1-1, Lentigione Correggese 2-0, Prato Borgo Sandonino 2-1, il figlio di Renzi rovesciata, gran gol il suo in questa partita, Rimini Ravenna 1-1, Sasso Marconi Mezzolara 0-1, Seravezza Fanfulla 2-3, vince appunto la formazione bianconera del nostro amico DS Rino Danielli,
Tritium San Maurese 2-2. Altra bella partita, sicuramente anche questa. La classifica dopo quest'ultimo turno: Rimini a comando a quota 32, segue Lentigione a 31, Ravenna 26, Mezzolara 24, Aglianese 22, Atleti Carpi 21, Seravezza, Prato 19, San Maurese 18, Sasso Marconi 16, Real Forte Querceta 16, Alcione, Fanfulla, Forlì 15 punti, Bagnolese, Correggese 14, Tritium 12, Progresso 10, Borgo San Donino 9, Ghivizzano 7. Risultati a portata di mano, a portata di click, analisi da parte tua. Carpi vince, una partita molto ostica e sono tre punti veramente pesanti. Anche Forlì vince e Progresso deve trovare qualche soluzione. Credo che ci saranno degli interventi in mercato per tentare la salvezza. La Milanese pareggia in un altro, in un Ghimiborgo che con il cambio di allenatore sta recimolando punti che per la salvezza possono essere importanti. Il Lentigione apre il campionato, frutto anche del pareggio del Rimini con Ravenna, e ora sono loro due che contendono questo campionato. Però giù e chapeau al Mezzolara, credevo che mollasse la presa, ma finora sta facendo un campionato super. E complimenti, hanno preso anche Porri dal Milan. Vittoria incredibile, Fanfulla in un campo d'osto che della Seravezza Polsi, che gli consente di stare in una parte molto beata della partita della classifica. E poi c'è la Tritium che con il nuovo avvento e con i nuovi enormi acquisti e tutto il cambiamento, il frutto sta dimostrando i suoi frutti e sta facendo punti e già si sta allontanando dalla parte bassa della classifica. E poi domenica c'è Arcione Rimini che dice tanto. Sabato alle 14:30 c'è un anticipo. Ah, sabato? Sabato alle 14:30 puoi andarla a vedere, quindi puoi andarla a vedere. Sì. Va bene, allora, visto che è nominato appunto il Rimini, andiamo a vedere quello che è successo a Neri nel derbissimo con il Ravenna, terminato per 1-1. Arriva il servizio. Per la 13ª giornata di torneo di Serie D, giornedì, a Neri sfida Vera, prima contro terza della classe. Ai giallorossi sono stati consegnati in settimana ulteriori due punti in classifica dopo il ricorso realizzato contro il Seravezza per la formazione di Dossena e il secondo derby 7 giorni dopo quello vinto al Benelli con il Forlì. Per il Rimini la leadership del campionato a più 3 su Lentigione atteso dall'esame con Reggese. L'ultima volta che le due squadre si affrontarono si trattava di Serie C. Allora vinsero gli ospiti di rimonta per 2-1. Si trattava per l'esattezza della stagione 2019-2020. Con questa sfida si arriva a derby numero 54 con i precedenti favorevoli biancorossi con 20 successi contro i 13 ospiti e 13 pareggi. La gara arbitrata da Domenico Castellone di Napoli, coadiuvato da Giovanni Pandolfo della sezione di Castelfranco Veneto e Daniele Sbardella della sezione di Belluno. Il match vede subito un episodio da moviola. Gabbianelli viene stoppato così da Prati in area di rigore. L'arbitro fa segno di proseguire. I biancorossi pressano la retroguardia ospite. Bencali va vicinissimo al bersaglio mentre poco dopo dal limite dell'area di rigore realizza un tiro che centra il legno alla sinistra di Botti. L'attaccante vorrebbe una deviazione che non c'è. Da un errore di Calì il pallone viene recuperato da Greselin e la conclusione del centrocampista viene strozzata dalla difesa ospite con Botti che tira un sospiro di sollievo. Qualche brivido se lo reca da solo quando Gabbianelli dalla distanza prenota la risposta dell'estremo ospite che blocca la sfera in due tempi. Dalla bandierina alla replica del Ravenna con questo colpo di testa di Polvani che termina fuori. Sotto il diluvio è Greselin a farsi spazio in area di rigore, servito in profondità, calcio in bocca a Botti. La gara si sblocca su questo traversone della sinistra di Tonelli. La difesa del Ravenna su un rinvio a campanile si mostra poco pronta depositandosi i piedi di Mencali il pallone che l'attaccante trasforma in oro portando i Rimini meritatamente in vantaggio. Primo piano per il calciatore andato in gol ma anche per il tecnico Gaburro. Il replay ci mostra l'incertezza di Polvani con Mencali pronto a depositare la sfera in fondo al sacco. Con il fischio del direttore di gara, trattasi del signor Castellone della sezione di Napoli, le squadre vanno a riposo sull'1-0. Nella ripresa a ritmo alto ad opera del Rimini, dalla distanza ci prova Tonelli senza inquadrare lo specchio della porta. Ancora Rimini sugli scudi con due azioni fotocopia, Mencali buca l'appuntamento con la rete. Nel secondo caso Piscite la mette al centro per Tonelli che conclude debolmente. Il Rimini cerca il gol della sicurezza, ma l'assolo di Piscitella non porta all'esito sperato. E gira e rigira,
Il calcio è spietato. In Ravenna, da una punizione battuta da Lusignoli, trova Calì che di testa sorprende Marietta. Leggermente avanti con questo pareggio, il Ravenna raddrizza una partita che sembrava persa. L'esultanza è enorme con i propri tifosi. Il replay ci mostra ancora il gol del pareggio ad opera della formazione ospite. Nel finale Rimini ha ancora la forza per provarla a vincere. Ferrara dalla distanza chiama l'intervento Botti. Lo stesso Ferrara manda in aria Tomassini che viene stoppato forse regolarmente da Calì, ma l'arbitro fa segno anche in questo caso di proseguire, mandando su tutte le furie la panchina biancorossa. E ancora l'asse composto a Ferrara Tomassini a cercare la via del vantaggio. Tiro del numero 17, Botti respinge sul piede caldo di Tomassini che recrimina per una deviazione dell'estremo ospite. Un pareggio che accontenta sicuramente il Ravenna, che invece lascia tanto rammarico a Rimini, che ora conduce a più uno sull'Entigione che vince a domicilio sulla Correggese. Campionato riaperto, ma se Rimini gioca così è difficile che possa perdere altri punti. Scena al Neri di Rimini, questo è il prossimo turno, 14ª giornata, Agnanese Atletic Carpi, Alcione Milano Rimini, Borgo San Donnino, Bagnolese, Correggese Seravezza Pozzi, Fanfulla Ghibi Borgo, Mezzolara Lentigione, Progresso Prato, Ravenna Tritium, Real Forte Querceto, Sasso Marconi, San Maurese Forlì. Quale partita scegliamo? Agnanese Carpi, sono indeciso tra Agnanese Carpi e Alcione Rimini, però forse Agnanese Carpi promette bene in merito. Allora, può dare un segnale su questo campionato che è veramente spettacolare, tante corazzate e poi sono due sorprese che non me l'aspettavo, per cui la Serie D sempre più entusiasmante. Ti stai gasando un po', di la verità. Ma questo girone è per me una Serie D League, cioè, parliamo della Agnanese che non si è iscritta quando è in Serie C, Carpi che proviene da un fallimento societario, Renata Piazza che poi non può stare in Serie D. Il Rimini stessa cosa, Lentigione che è una società molto solida e ora sta facendo il massimo del suo exploit. Il Ravenna è un'altra piazza del genere, per cui complimenti. Allora, adesso andiamo nel girone E, perché qui purtroppo continua a perdere l'Arezzo, va invece benissimo al San Donato che ha rifilato una manita alla Pro Livorno. Eccole qui i risultati: Cannara Follonica Gavorano 0-3, Flaminia Monte Spaccato 3-2, Lornano Rieti 2-0, Pianese San Giovannese 1-1, Poggibon Sarezzo 4-0, vedremo tra poco il contributo firmato, Pro Livorno San Donato Tavernelle 1-5, Scandicci Foligno 1-2, Tiferno Cascina 1-0, Unipomezza Sporting Trestina 0-1. La classifica dopo quest'ultimo turno: al comando di San Donato a quota 26, segue Follonica 22, Poggibonsi 21, Lornano 19, Arezzo 18, Pianese, Sporting Trestina, Tiferno 17, Monte Spaccato, Flaminia, Scandicci 15, San Giovannese 13, Foligno 12, Rieti 11, Cannara e Pro Livorno 8 punti, Cascina 7, Unipomezza 6. La giornata calcistica la analizziamo con te, Carlo Ilario. Sono molto sprofondato perché amo Arezzo, ho visto 3 anni. E non è una bella situazione. È una delle poche volte che i tifosi abbandonano lo stadio prima della gara, prima del termine della gara, e c'è stata una protesta dove i tifosi sono espressi che non vanno più a seguire la squadra sia in casa che fuori casa. Non è un bel momento per l'Arezzo. Cercherà di rinforzarsi, so che vogliono prendere Sabatini, ex figlio di Sandria. E devo tentare, perché ora si allunga il discorso di questa vittoria. Complimenti a te, perché hai centrato e sei andato da Vernelle. Non che non fossi non ti voglio appoggiare, però comunque a Indiani e Bicchierai sono mostri per queste categorie. A Tiferno è successo uno scossone, dove hanno mandato il direttore tecnico Fabio Calagreti. E ho visto che il presidente Bianchi è stato molto chiaro in merito, perché so che l'Arezzo vuole prendere uno dei suoi attaccanti Calderini ed è stato, se lo vogliono devono pagare tanti soldi. Per cui anche lì, però hanno vinto, credo che se un po' di sia stato, la Polivuono in piena ascesa e sta sprofondando questa situazione, te lo dissi già 4 settimane fa, non capisco questa scelta di mandare il direttore e mister. Il Flaminia che vince con Monte Spaccato Savoia, e poi c'è Gavorrano che sta prendendo il passo del San Donato, e poi te lo dissi l'altra volta, e poi Gibbons non è più
Io te lo dissi già all'inizio del campionato, non è più per me una sorpresa, in realtà, e l'ha dimostrato con l'Arezzo. Allora, guarda, ti faccio vedere adesso intanto le immagini di Pro Livorno, appunto San Donato Tavernello, a cura del San Donato Tavernello. Guarda che immagini, molto belle, dura 50 secondi, però godiamocelo un attimo questo servizio. Con una disfatta la prima partita di Andrea Sussi sulla panchina dell'Arezzo, il Poggibonsi vince 4-0 e allunga la striscia negativa degli Amaranto che non vincono ormai dal 31 ottobre. 4-3-3 per Sussi in questa gara di esordio con Marras e Muzzi nelle tridente insieme a Foggia. Centrocampo debutta Tordella dal primo minuto, il Poggibonsi cambia modulo dall'albero di Natale al 3-5-2 per mister Calderini. Al minuto 12 squadra di casa subito in vantaggio grazie a Bellini che se ne va in contropiede approfittando di un rimpallo a metà campo, punta verso l'area di rigore e poi apre il piattone destro e infila Colombo. Terzo gol in stagione per il centravanti e Poggibonsi subito avanti. L'Arezzo reagisce al minuto 17 sul corner di Aliperta, Lomasto anticipa tutti ma di testa la mette fuori. Al 23esimo raddoppia la squadra di casa, Colombo sbaglia il tempo dell'uscita e regala a Regoli la possibilità di mettere dentro con il piattone, facile facile la rete del 2-0. La partita si fa complicata, al 36esimo Sicurella avrebbe la palla per accorciare le distanze ma il suo sinistro viene intercettato da Pacini che sventa il pericolo. In chiusura di tempo Poggibonsi vicino al 3-0, azione che nasce dal corner sul secondo palo, Bellini la mette fuori da distanza ravvicinata. Nella ripresa ti aspetti la reazione dell'Arezzo che però non arriva, anzi è il Poggibonsi a trovare il terzo gol grazie a Regoli che prende palla al limite dell'area, dribbla secco Pinna e poi con il mancino mette la palla nell'angolo lontano dove Colombo non può arrivare. È il gol del 3-0, delusione per i tifosi Amaranto, 200 circa presenti al Lotti di Poggibonsi che abbandonano polemicamente il settore ospiti e fanno bene perché la squadra proprio non riesce a reagire e anzi a 10 dalla fine prende anche il 4-0 con il cross di Ricco Bono per il nuovo entrato Manfredi che di testa a centro aria beffa Colombo, non perfetto neanche in questa occasione. Finisce così con 4 gol al passivo che rovinano il debutto di Sussi sulla panchina dell'Arezzo e adesso per gli Amaranto il campionato si mette veramente veramente in salita. Oh, questo è il prossimo turno, caro Ilario, eccolo qui, c'è tutta la grafica adesso, Arezzo, Pro Livorno, Cassina, Unipomezia, Foligno, Pianese, Follonica, Scandicci, Montespaccato, Carnara, Rieti, Flaminia, San Donato, Tavernella, Tiferno, San Giovannese, Poggibonsi, Sporting, Trestina, Nonnano. Quale scegliamo? San Giovanni, io credo che San Giovannese, Poggibonsi è un derby di tutto rispetto. Anche se Foligno Pianese, il Foligno ha vinto in un campo ostico di Scandicci, in settimana sai che c'è stato il nuovo presidente nato con la vita che ha preso tutte le quote. Però credo che San Giovannese Poggibonsi è una ottima partita da seguire.
Ok, allora adesso da qui ci spostiamo nel girone F, però dammi un attimo lo spazio che ci sono un po' di commenti, ragazzi, vado a leggerli. Allora, Sì. salutiamo Vincenzo. Ciao Vincenzo, buonasera. Sconfitto domenica, la prima della stagione inaspettata, ma meritata, ci ha fatto tornare con i piedi per terra. Nessun dramma, nessuna critica, forza Giuliano sempre. E testa sabato pomeriggio, riprendiamo il cammino verso la Liga Pro. Ciao Vincenzo. Notiziario, bentornato, da un po' bentornato a tutti, ok, salutiamo i colleghi. Castelfidardo, Tolentino 1-1, Castelnuovo, Atletico Termini, Fiuggi, rinviata, Chieti, San Nicolò, Rotaresco 0-2, Fano Pineto 0-0, Matese, San Benedettese 3-1, Nerito, Trastevere 0-4, vedremo tra poco il contributo filmato, Porto d'Ascoli, Recanatese 0-0, Vastese, Montegiorgio, rinviata, Vasto Girardi, Alto Casertano 3-0. Andiamo a vedere la classifica dopo quest'ultimo turno. Ci aiuta adesso la regia, eccola qui. Trastevere a comando a quota 27, segue Recanatese 24, Atletico Terme Fiuggi 22, Pineto 18, Porto d'Ascoli 18, Castelfidardo, San Nicolò 17, Tolentino, Matese 16 punti, Vasto Girardi 15, Castelnuovo Vomano 14, Fano 12, Chieti Vastese 11 punti, Montegiorgio 10, San Benedettese 8, Nerito 5, Alto Casertano 2, dove vedete gli asterischi, sono le squadre che devono recuperare le partite. Allora, scheda alla mano, analisi di questa giornata. Analisi Chieti perde, comunque con avversari di tutto rispetto, però mi sa che costerà caro al mister Lucarelli, so che stanno valutando vari profili e sono alla ricerca di tanti rinforzi, so che vogliono prendere Maraneschi da Castelnuovo, però siamo in fase infano, un altro punto dopo la vittoria, con un Pinedo che è un'altra corazzata, però sta prendendo il suo cammino. Altra sconfitta da San Benedettese, oggi è stato un comunicato stampa della società da sicurezza sulla continuità del progetto e sulla conferma a mister Antonioli e al direttore Sabbiadini. Però c'è bisogno di fare risultati e non può stare in quella posizione, quindi devono trovare una soluzione in merito. Credo che fanno tanti interventi sul mercato, so che ci saranno tante uscite. E c'erano tanti nuovi innesti nelle nuove porte del mercato. Stessa cosa per loro Alto Casertano, che la vediamo ultima. Hanno preso già Roma della Fragolese e credo che fanno tanti innesti, cercano di entrare a salvezza, perché dietro c'è un presidente che ha due società e non manca un aspetto economico. Poi ci sono stati tanti rinvii, quindi diciamo che devo ancora determinare questa classifica, però al momento per me a me piace è il Trastevere che sta dimostrando veramente di essere una squadra veramente imponente. E io neanche a farlo apposta ti ho fatto il regalino. Nerito Trastevere, andiamo a vedere. Il Trastevere capolista fa la voce grossa ed in casa del Nereto rifila un poker netto agli uomini di Bitetto. Successo maturato tutto nella ripresa con le due doppiette di Proia e Santilli. Per il Nereto uno stop preventivabile considerato lo spessore dell'avversario. C'è però voglia di ripartire dalla buona prestazione offerta nel primo tempo e cancellare gli errori della ripresa. Con le immagini di Emiliano Gigliotti passiamo agli highlights della partita. Dopo un inizio di gara piuttosto bloccato, la prima conclusione verso lo specchio della porta è di La Penna, nessun pericolo per Diglio. Il Nereto risponde con pedalino dalla lunga distanza, il suo tentativo si spegne al lato. Al 17esimo buona chance per Maidana, ben liberato sulla fascia mancina, la botta d'esterno Corlo si infrange larga. Nel finale di prima frazione, l'occasione più limpida capita sui piedi di Pedalino, ben servito da Boito. La botta centrale è neutralizzata da Semprini. Al rientro dagli spogliatoi, subito una grande occasione potenziale per i rossoblù. Boito serve Maidana. Pedalino è solissimo a centro area, ma il pallone non gli arriva. Da lì, però, è dominio tutto laziale. La prima sfuriata è di La Penna. Il tiro cross esce al lato. È soltanto l'antipasto del gol che arriva al 58esimo con Proia, autore di una vera e propria prodezza per la categoria. Il pallone, respinto dalla retroguardia locale, termina sui piedi del numero 10 Amaranto, che incrocia al volo ed infila brillantemente Diglio. Questo scuote gli uomini di Mazza, che si sbizzarriscono a più riprese e con Giordani prima, da fuori, e con Sannipoli poi, testano i riflessi di un attento Diglio. Al 65esimo, però, la capolista raddoppia. Sugli sviluppi di un corner, il pallone viene spizzato sul secondo palo. Il solito Diglio e il Dillegno dicono inizialmente noi laziali, ma sulla ribattuta è troppo semplice per Proia gonfiare nuovamente la rete.
Nel finale di gara un episodio sembra andare in favore del Nereto. Il brutto intervento di La Penna, infatti, è punito con il rosso diretto. Non cambia però l'economia della gara, perché in 10 il Trastevere cara addirittura il tris. Gioiello del neoentrato Santilli, che si libera bene, si aggiusta il pallone sul mancino ed incrocia a meraviglia. È festa romana! Il Nereto prosegue per l'orgoglio senza impensierine ma i semprini e il colpo di testa di Balducci esce largo. Il Trastevere, al contrario, è implacabile ed inferiorità numerica dilaga ancora con il giovane Santilli. Stavolta, per il classe 2003, è troppo semplice siglare da due passi, a porta sguarnita, il poker per i suoi. Non succede più nulla e dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara pone fine alla contesa. Successo largo e meritato per gli Amaranto Celesti. Due doppiette di Proie e Santilli costringono al passivo pesante il Nereto. Prossima tappa il Porto d'Ascoli, sempre al comunale. Sarà l'occasione del pronto riscatto? Questo è il prossimo turno, Atletico Terme, Vasto Girardi, Aurora Alto Casettano, Castelfidardo, Monte Giorgio Chieti, Nereto Porto d'Ascoli, Pineto Matese, Recanatese Vastese, San Benedettese, Castelnuovo Vomano, Tolentino, San Nicolò Notarisco, Trastevere e Fano. Quale scegliamo? Trastevere e Fano, senza dubbio. Poi c'è anche Pineto Matese e San Benedettese Castelnuovo. Esatto. Che sono altri spiraggi importanti delle zone alte della classifica. Dai, io mi gioco un jolly, Atletico Terme Fiuggi, Vasto Girardi. Adesso però chapeau a Vasto Girardi, te lo dico sempre. Te l'ho detto, 300 abitanti. Non posso dire nulla. Appunto, non devi posso dire nulla. Questo vuol dire fare calcio con poche risorse. Calcio, appunto. Allora, fammi dire solamente una cosa, se no mi scordo tutto. Il servizio dell'Arezzo a cuore di Teletruria, questo a cuore di TV6, anche se noi facciamo parte del pool delle TV, però lo citiamo sempre. Adesso ci spostiamo nel girone G, dove il nostro Vincenzo aspettava anche il servizio della partita del suo Giuliano. Andiamo a vedere risultati e classifiche. A Fragolese Cassino 3-1, Aprilia Racing Ostia Mare 1-1, Atletico Uri Giuliano 1-0, Carbonia Team Nuova Florida 0-3, Nuova Florida un nuovo sostenitore che si chiama Ilario Pensosi, Gladiator Torres 0-0, Insieme Formia Lanusei 1-0, non si forma più l'Insieme Formia, Muravera Real Monterotondo 1-2, Sassari Latte Dolce, Sinti Albalonga 1-1, Virtus Atena Arzachena rinviata. La classifica. Giuliano a comando a quota 28, primo stop in Serie D per i Giuliani in questa stagione. Aprilia Racing 24, Nuova Florida sale al secondo posto a 24 punti ma deve recuperare un match, attenzione. Torres 23, Fragolese 22, Cassino 15 insieme alla Virtus Altena, Atletico Uri, Ostia Mare, Arzachena 14, Muravera 13, Lanusei 12, Latte Dolce, Cinti Albalonga 11, Gladiator 9 punti, Real Monterotondo insieme a Formia a 8, Carbonia 7. Anche qui vale la stessa legge dove vedete gli asterischi sono le squadre che devono recuperare delle gare. Analisi di quest'ultimo giornata di campionato. Vai Ilario. A Fragolese ritorna la vittoria e doveva essere un impulso per la città di Afragola, perché io te lo ripeto, è una squadra che deve puntare a vincere il campionato a tutti i costi. L'Aprilia pareggia, pareggio con un Ostia Mare che hanno abbiamo avuto il direttore Mattuzzi che pian piano sta ritornando dove gli spetta, ossia nei primi 6-7 posti. Il Giuliano sono esseri umani e la prima sconfitta arriva dopo tanto, però comunque complimenti anche a Luri perché è una neopromossa e sta facendo un campionato veramente che era forse all'inizio nessuno credeva. Non sono un sostenitore quando hai tutti i giovani e stai a amalgamare un contesto anche con piccole risorse come è stato prima, ti ho detto anche per una Florida. Una partita in meno, sta lì a contendersi fino al campionato con delle corazzate che hanno speso no il doppio, il triplo, anzi il quadruplo della situazione. Tu hai detto Insieme Forma si è ripreso, ha fatto anche tanti acquisti, tanti investimenti, ha cambiato tutto e si vedono i risultati, ha aperto tutto il discorso salvezza, perché questa salvezza in questo girone sono 10 squadre che al momento sono avvicinate per 2-3 punti, per cui è un discorso salvezza ancora aperto che ancora oggi non è definito, però comunque le prime quattro rappresentano oggi le corazzate di questo campionato: Fragolese, Giuliano
Aprilia, Torres e Afragolese. Nuova Florida finché lì è un benemerito del calcio, perché a volte la meritocrazia esiste, lavorando con competenza. Però comunque, a prescindere da tutto ciò, veramente complimenti. Assolutamente sì, e per quanto riguarda questo girone, adesso andiamo a vedere la partita tra Uri e Giuliano. Eccola qui. E si parte con il pallone dentro, il pallone messo fuori da Gladessoni, poi attenzione alla botta! Callaresu spalla alla porta, allarga a destra proprio da Fadda, alza la testa il numero 25, mette la palla dentro, Baiatti con un pugno chiude, poi boccia, Cerone, va da Rizzo, ancora Nico Rizzo, punta l'avversario, Rizzo, pallone sul destro, Rizzo potrebbe anche calciare da lì, se la porta sul sinistro, ancora Nico Rizzo, calcia! E c'è ancora Ceparano, parte ma lascia la sfera a Cerone che la mette dentro, colpo di testa di De Rosa. Termina qui la prima frazione di gioco. Atletico 1-0, Giuliano 0. E si parte. Ceparano tocca la sfera a Cerone. La mette sul secondo palo dove c'è Gladessoni col testo al volo. Pallone caricato lì a destra. Poi si gira Rosa con una mano, calcio di rigore. Parte il numero 10 con il destro. La Scanu, rete. Atletico 1 in vantaggio. Fornito calcia col sinistro. Finisce qui, vince l'Atletico Uri, arriva la prima sconfitta del Giuliano in questo campionato. Allora ripetiamo il risultato finale, Atletico Uri 1, Giuliano 0, da Pierpaolo Milone è tutto. Immagine a cura di Diretta Sport, questo è il prossimo turno, dodicesima giornata, Arzachena, Carbonia, Cassino, Aprilia Racing, Sinter Balonga, Fragolese, Giuliano, Sassari Lattedolce, Lanusei, Atletico Uri, Ostia Mare, Gladiator, Real Monterotondo, Insieme Formia, Team Nuova Florida, Muravera, Torres, Vissartena. Quale scegliamo? Ti stupisco, Real Monterotondo insieme Formia, perché questo girone oltre a rappresentare una forza nel vertice alto, c'è anche una scia aperta anche nel discorso salvezza. E Monterotondo e Formia rappresentano questa scenario di salvezza che si può delineare in questo girone. Bravo, bella scelta, mi sei piaciuto. Bravo Ilario, promosso. Dal girone G passiamo al penultimo girone, girone H, eccolo qui, ci aiuta Bitonto Nardò 2-0, torna al successo dunque il Bitonto, Brindisi Bisceglie 0-0, Francavilla Gravina 1-0, Francavilla che sale al primo posto in classifica. Marignanese Casertana 4-1, la perde subito la leadership da capolista la Casertana, venendo travolta da questo poker. Molfetta, Città di Fasano 0-4, Nocerino Lavello 4-3, Rotonda Casarano 0-0, San Giorgio Nola 0-0, Sorrento Team Attamura 1-1, Virtus Matino Dace Cerignola 0-2, non molla neppure la Dace Cerignola. La classifica. Francavilla al comando a quota 28, segue la Dace Cerignola insieme al Bitotto 27, Casertana 26, tutte e quattro lottano per la prima posizione. Lavello, Nocerina 21 punti, Fasano 20, Gravina 19, Sorrento 18, Marignanese, Casarano, Bisceglie, Nola 15 punti, Rotonda 14 con una penalizzazione pesante di meno 8 punti insieme al Nardò, Team Altamura, Molfetta 13, San Giorgio 12, Virtus Matino 9, Brindisi 4. Grafica, risultati e analisi da parte tua. Bidonto ritorna a vincere e occorreva dopo lo scontro diretto con la Casertana e si riporta lì. Non ti devi stupire se è Francavilla sopra. Io ti dissi tempo fa, quando hai Ragno come allenatore che ne ha vinto 10 campionati, non può fare campionati medio-bassi. Ed è lì al primo posto, meritato. Passo passo la Casertana senza dubbio. Non me ne vuole la Marignanese, che comunque ha fatto una partita stupenda, però non si può perdere 4-1 dopo aver vinto con Bitonto e che sei capolista. E se vuoi vincere i campionati in Serie D, che sono molto complicati, non puoi permetterti queste sconfitte.
Mi fa piacere la Nocerina che vince un big match di alto profilo con il livello di Zeman. E forse rasserena un po' l'ambiente che era un po' surriscaldato, come ben sai. Per il resto, il Virtus Matino non è che voglio essere stato, cioè fosse stato a costo della presidentessa un po' scaramantico, però gli disse una delle cose: questo giro è molto complicato e occorrono rinforzi per se vuole salvarsi. Lo sa bene perché anche nella puntata con noi lo disse che cercava dei profili. Allora, io direi di andare a vedere due partite da 1 minuto e 30 ciascuno per quanto riguarda questo girone, tutte e due da Tele Sveva. Iniziamo a vedere Bitonto Nadò e poi andiamo a vedere la vittoria della capolista Francavilla sul Gravina. Un gol per tempo, basta al Bitonto per ritrovarsi, per ritrovare i 3 punti e per spazzare via le 4 gare, compresa la Coppa, senza vittorie. Sconfitto un Nardò, sempre ben messo in campo, ma poco incisivo in fase offensiva, Nerettini che trovano la seconda sconfitta consecutiva. Il tecnico De Candy, applauditissimo a Bitonto per i suoi trascorsi, sceglie il 4-3-1-2 con il giovanissimo Mancarella alle spalle di Caputo e Cristaldi. De Luca, dall'altro fronte, si affida nuovamente al 4-2-3-1 con Santoro unica punta e al suo supporto il trio Palumbo-Lattanzio Danna, scelta quanto mai azzeccata, poiché alla prima vera azione del match il Bitonto passa, Santoro ruba palla De Giorgi e in area sceglie l'assist per Danna che la piazza di destro alle spalle del giovane Lovecchio, classe 2002. Dopo il gol del vantaggio, i padroni di casa cercano di controllare il match, mentre è tarda la reazione degli ospiti, che si fanno vivi dalle parti di Lonoce solo attorno alla mezz'ora, quando Cancelli ci prova con un destro centrale bloccato dall'estremo difensore di casa. Palla sempre più tra i piedi Nerettini e Van Rasbeck da fuori area scalda i guantoni di Lonoce, sempre attento. Nel finale però è Santoro a sbagliare il tap-in vincente per ben 2 volte, che avrebbe portato sul doppio vantaggio i padroni di casa. Subito tegola per De Candia nella ripresa, con De Giorgi costretto dopo neanche 8 minuti ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio. L'uscita del capitano, priva di ulteriori certezze i Nerettini, e all'alba del quarto d'ora arriva anche il raddoppio di casa che certifica le difficoltà del Nardò. Calcio d'angolo battuto da Danna e Petta in 2 tempi, è bravo a battere Lovecchio completamente libero a pochi passi dalla porta. Il Bitonto si divora il tris con Lattanzio qualche minuto dopo, servito da sinistra dal neoentrato Taurino, palla sul fondo in un vero e proprio rigore in movimento. Il Nardò si riorganizza, ma è ancora Lattanzio a provarci, senza fortuna in almeno un paio di occasioni. Ma è nei minuti di recupero che l'estremo difensore di casa si supera sulla bella conclusione di Mariano. Puntoriere invece manda alle stelle l'ultima palla del match da ottima posizione dopo essere entrato in area di rigore. E la parola fine sulla gara. Bitonto vittorioso e nuovamente agganciato alla vetta che ora è nelle mani del sorprendente Francavilla. Nell'anticipo del sabato i neroverdi saranno ospiti del Lavello, mentre per il Nardò altro scontro lucano, questa volta in casa contro il Rotonda. Non c'è modo migliore per festeggiare la prima rete con la sua nuova maglia. Antonio Croce decide il match tra Francavilla Insigne e Gravina al 33esimo della ripresa, una rete che vale non solo la vittoria, ma anche il primato nella classifica del girone H di Serie D. La sconfitta dei pugliesi arriva dopo 3 successi di fila. Primo tempo con poche emozioni, al 9° Croce dà il via alla prima azione degna di nota, serve Antonacci che mette in mezzo, Cristallo sotto porta manda fuori, ma c'è fuori gioco. Al 17esimo Melillo calcia dalla distanza, palla di poco al lato. Al 35esimo punizione in area di Antonacci, Croce di testa manda alto. I ragazzi di Mister Ragno fanno la partita, il Gravina di Summa e Ragone difende con ordine, si fa vedere la prima volta. Al 41esimo punizione di Tuninetti dalla linea laterale, facile preda di Prisco e 0-0 all'intervallo. Il secondo tempo allo stesso canovaccio del primo. Al 19esimo il Francavilla Insigni ci prova con la punizione di Ganci, alta di poco sulla traversa. I pugliesi rispondono al 23esimo con Giglio libero di calciare in aria, conclusione al lato di poco. Dopo il brivido i lucani sbloccano il match. Al 33esimo Antonacci da sinistra mette in mezzo, trovando la zampata di Croce che sblocca il risultato e porta a casa il primo gol con la maglia dei Sinnici. Festa condivisa con tutta la squadra. Il Gravina non risponde. Al 39esimo rischia di capitolare, sempre con
con croce, tutto solo davanti a vicino. Botta deviata sul palo, la difesa libera. Non succede più nulla, finisce 1-0. Mister Ragno trova così la vetta della classifica. Nel prossimo turno sarà big match a Cerignola contro l'Audace. Murgiani che proveranno a riscattarsi in casa contro il Sorrento. Sulle parole del collega, andiamo a vedere il prossimo turno. Audace Cerignola, Francavilla, sicuramente la partitissima. Bisceglie San Giorgio, Casalano Molfetta, Casertana Brindisi, Gravina Sorrento. Mamma mia, che partite ci sono! Mamma mia, Nardò Rotonda, Lavello Bidonte, Cerignola Francavilla. Andrei di corsa se potessi. Adesso stiamo cercando di tesserarti per la presidentessa della Virtus. Stiamo convincendo a tesserarti, vedremo se riusciremo a spedirti in più. Ha una bella partita anche lei, perché per il discorso su Avezza domenica deve fare punti con la Marianese, che è la sua contendente. Va bene. Non hai qualche sorella, fratello da passarli, da poter giocare con il Virtus Mantino? No, strano, non è da te. Adesso ci spostiamo nell'ultimo girone, nel girone I. Siamo a 1:30 di trasmissione, quindi siamo in chiusura, però facciamo appunto l'ultimo girone. Cireale Portici 1-1, Cavese Real Agroaversa, vedremo tra poco il contributo filmato, 1-0. Città di Sant'Agata la Mezza Terme 1-2. Cittanova Gerbison, si blocca la Gerbison sullo 0-0, ne approfittano subito la Mezzia e Cavese. Paternò Messina 8-1, Santa Maria Castrovilla 1-3, Rendericata 1-1, San Cataldese Biancavilla 3-2, Trapani San Luca 2-0, Troina Giarre 1-1. La classifica, andiamola a vedere. Gerbison quota 33, la Mezza 31 a meno 2, Cavese 27 a meno 6, Paternò 25, Cireale 24, Santa Maria Cilento 23, Cittanova 22, Real Aversa 21, Licata 20. Vedete, ogni squadra ha un punteggio diverso fino ad arrivare al Trapani, Città di Sant'Agata, che le troviamo appaiata a quota 17, San Luca 16, Portici 15, Rende, Castrovilla di 13, San Cataldese 10, Messina 8, Giarre 7, Biancavilla 6, Troina 4 con una penalizzazione di 6 punti. Grafica alla mano, il dettaglio, caro Ilario, vai. Cileale viene bloccata da una squadra che viene sottovalutata, ma per quello che fa ogni anno i Portici, tanta roba, complimenti alla società. Vince di nuovo la Cavese, che doveva riprendersi con un mister, che ha debuttato con la vittoria, vince con la Caversa, che finora ha fatto un campionato stupendo. Prima c'è scritto da Dalt, e solo la Mezzia ora ne approfitta, del peggio a Gerbison, a Cittanovese, comunque ci può stare, e recupera due punti. Drastico Messina, io non posso vedere Piazza Messina che prende 8 palloni con Paternò, che comunque è un'ottima squadra, ma per la Piazza di Messina 8-1 è veramente un orrore per la città di Messina, per quello che merita, per cui credo che ci saranno delle conseguenze importanti lì. Il risultato che non ti aspetta è Castrovilla che vince la Polisportiva Santa Maria Cilento, che è un'ottima società, che sta facendo un campionato molto regolare, che comunque Castrovilla fila tre punti che sono importanti per la salvezza. È tornato il baffo, a Trapani si vince, in settimana è subentrato a Criaco. Per me è uno degli allenatori che non può stare, cioè non ha senso in Serie D, per la sua carriera, per la sua personalità, per la sua esperienza. Trapani ha fatto finalmente un'ottima scelta, credo che Trapani pian piano recupererà punti e si possa portare anche playoff. È un altro miracolo sportivo, oltre a Rotondo, si chiama Troina, con Galfano che da quasi meno 8 è a 4 punti e ora si riapre anche il gioco salvezza. Drastica ascesa del San Luca, lo dissi già, non capisco tutto ciò che è successo, l'addio del direttore, l'addio del mister Gnoffo, tanti giocatori, vuol dire che sono mancano i soldi a San Luca, secondo me. Vedremo, adesso andiamo a vedere appunto la vittoria della Cavese per 1-0, eccola qui. La prima Cavese di Mister Troise è priva di diversi calciatori, Bacio Terracino, D'Angelo, Conè, Zielski e Potenza, ai quali si aggiunge all'ultimo anche Viscomi per motivi fisici. Per la Versa mancano invece il regista del Prete infortunato e il difensore russo squalificato. Con le immagini di Vittorio Emanuele vi documentiamo la partita della Cavese con la Versa, a cominciare da questo curioso episodio. I giocatori bianco-blu, già col lutto al braccio per esprimere vicinanza al presidente Santoriello, reduce da un grave lutto, restano fermi per un minuto come se fosse di raccoglimento,
e poi battono improvvisamente il pallone in profondità. A fine primo tempo l'arbitro Mallardi di Bari lo conteggerà come minuto effettivo. Per l'Aversa c'è un primo tentativo di testa del difensore Gala, para senza problemi a Natrella. Poi gli Aquilotti, schierati col 4-3-2-1, osano di più. Tiro di Romizzi al decimo, palla a lato. Gli ospiti tentano sovente la verticalizzazione per la punta alla Monica, ma i difensori metelliani lo controllano abbastanza bene. Al 26esimo tiro di Carbonaro che trova pronto De Simone, il quale poi si ripete al 28esimo sulla battuta dal limite di Kosovan. Il tempo si chiude con un tiro senza pretese di Russo, palla fuori. Nella ripresa la Cavese insiste un po' di più, ma rischia di allungarsi. Qui vedete un tiro dal limite di Russo che trova pronto Anatrella al salvataggio. Poi Troise si gioca la carta a Diaz e i bianco-blu si rendono più martellanti sulle fasce esterne, da dove scaraventano dei cross insidiosi. All'82esimo arriva però la rete della vittoria della Cavese. Imposta a Maiorano, l'altro dei nuovi entrati, riceve Gabrieli che poi mette al centro per Diaz che sorprende prima Hutzol e poi il portiere De Simone, 1-0. L'Aversa prova a recuperare il risultato, ma non trova impreparata la difesa metelliana e così il risultato resta invariato. La Cavese vince, ha ampi margini di miglioramento, ma i tre punti sono importanti. Domenica prossima, allo stadio Guido d'Ippolito di Lamezia Terme, c'è Lamezia Cavese. Come ricordava il collega, tra l'altro il servizio a cura di... Ce l'è chiamata! RTC quarta rete, l'ha chiamata lui appunto la partitissima Lamezia Terme e Cavese, però io lo leggo nei dettagli, poi magari scegliamo noi una seconda partita. Beh, c'è Cavese. Anche già bisogno cereale. Allora Castorino, quindi scegliamo Gerbison al cereale. No, scelgo la mezza Temme Cavese, però c'è anche Gerbison al cereale che dice tutto. Vabbè, scegliamo queste due partite, va bene? Sì, però c'è anche Aversa Paternò. No, ti voglio dire, ma è un peccato non vivere al sud a volte, però. Lo so, ci andremo. Però vedendo, Manuele, fammi togliere questo aspetto, vedendo la curva della Cavese, che è da brividi, sostengono la squadra più al 90° minuto, pioggia, neve, sole, in trasferta in casa. Non può rimanere in Serie D queste piazze qui. Cava dei Tirini è una piazza fantastica, sono sì. Squadre che non meritano la Serie D, ma se tu vai a vedere in questo girone ce ne sono tantissime di squadre che non meritano. Anche nel girone H, l'abbiamo detto mille volte, questa non è una Serie D, è una gli ultimi due gironi, l'H e l'I, sono due Serie C, due vecchie, di vecchia generazione. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, abbiamo fatto quasi un'ora e 40, un'ora e 37 in questo momento. Ilario, io volevo ringraziare te come sempre per la presenza, per gli ottimi ospiti che abbiamo avuto anche in questa diretta. Diamo sempre appuntamento ai nostri spettatori a martedì prossimo, qualche minuto prima delle 20, 19.55, se non sono 19.55, comunque 19.57, ma che vada, comunque partiamo alle 20. Sperando di avervi fatto compagnia, di essere stati precisi il più possibile, non facile curare appunto la trasmissione con tutti i 9 gironi in Italia di Serie D. Ringraziamo anche i colleghi per la partecipazione con i loro servizi, noi citiamo sempre la fonte, diciamo sempre che appartiene il servizio, ci mancherebbe altro. Volevo appunto infine, oltre a loro, ringraziare anche i telespettatori che ci seguono e te, Ilario, grazie veramente di cuore. Se vuoi dire qualcosa. No, è un format che secondo me sta piacendo a tanti, per un campionato che è vero che c'è tanta, per carità, è aumentata la visibilità con i mass media, con il digitale, però ispezionare, analizzare, esaminare, far conoscere tante realtà in Serie D non è da tanti, perché io conosco bene questa categoria, non ci sono format che fanno intravedere tutti questi aspetti da nord a sud. Speriamo appunto che continui a piacere, di avere sempre più pubblico numeroso. Grazie ancora Ilario, appuntamento martedì prossimo, buon proseguimento di serata a te e a tutti i nostri spettatori. Grazie. Buonasera a tutti.